Giovedì 4 maggio ci troviamo a Milano, al Palazzo delle Stelline, per un workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore, tema della giornata l'ambiente bagno, un'occasione per capire insieme agli oltre 400 progettisti intervenuti a questa giornata di formazione le novità presenti oggi sul mercato. Allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Milano è un'ottima piazza, ci sono tanti professionisti oggi presenti, quindi per noi è un'occasione importante per far, diciamo, conoscere quelli che sono prodotti che di solito magari sono anche un po' all'ombra, diciamo, della vendita tradizionale, ma che sicuramente possono incuriosire un target di questo tipo, quindi professionisti, quindi votati anche all'innovazione, alla ricerca di soluzioni d'arredo un po' particolari. Colgo l'occasione per dire che Roca compie 100 anni quest'anno. E quindi in 100 anni di esperienza da gruppo industriale hanno saputo anche investire in un'ottica molto positiva, diciamo, di innovazione verso il risparmio energetico, il risparmio idrico e anche appunto per soluzioni poco comuni. Gli architetti sono un popolo molto variegato e vario, quindi diciamo le richieste sono sempre molto differenti. Sicuramente ciò che cercano sono soluzioni facili, di facile realizzazione, che non comportino grandi, diciamo, problematiche a poi gli impiantisti e gli installatori, ma che possano, diciamo, soddisfare un gusto estetico raffinato o comunque ricercato. Oggi abbiamo presentato l'Intank, quindi un vaso che racchiude al proprio interno la cassetta di scarico. Quindi è un vaso che può trovare, diciamo, una posa in tutte quelle soluzioni di difficile installazione, quindi muri bassi piuttosto che un sottofinestra, dove non è possibile forare la parete e installare la cassetta. Questo secondo me è un fiore all'occhiello, diciamo, della tecnologia Roca, che abbiamo potuto presentare già da un paio d'anni e che trova in questi bacini un notevole interesse. E noi siamo produttori di porcellana sanitaria, oltre che di altri, diciamo, elementi dell'arredo bagno. Noi facciamo rubinetteria, vasche, e quello è, diciamo, nella nostra, come dicevo prima, nel mercato tradizionale spesso e volentieri la combinazione rimane quella classica. Però avendo un'azienda alle spalle che investe molto in tecnologia e in ricerca, abbiamo la possibilità in queste occasioni di parlare ad un pubblico attento di tutte quelle innovazioni o progetti che sono decisamente fuori dall'ordinario.